La situazione meteorologica sulla regione, ma anche su buona parte dell'Europa, dopo lunghe settimane di stagnazione, ha visto un cambiamento radicale qualche giorno fa. Attualmente abbiamo correnti nord-occidentali in quota relativamente secche, nord-orientali al suolo. E nel fine settimana ci aspettiamo l'arrivo di un moderato fronte atlantico, anche piuttosto veloce, tra sabato pomeriggio e domenica mattina, che potrà determinare finalmente qualche precipitazione. Variabilità poi anche nei giorni successivi. Prevediamo quindi per Capodanno, per il primo dell'anno, una situazione di tempo buono, ancora poco nuvoloso, prevalentemente per velature ad alta quota, e temperature relativamente fresche con gelate notturne in pianure nelle valli montane, temperature massime tra 6 e 8 gradi su pianura e costa. La giornata di sabato inizierà con variabilità, poi avremo un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e sarà probabile qualche precipitazione sparsa, piogge su pianura e costa, neve invece in montagna oltre i 300-400 metri circa, quantitativi in genere deboli, moderati solamente probabilmente su costa e zone orientali. In serata poi riprenderà a soffiare la bora, specialmente sulla costa. Temperature stazionarie con massime che di nuovo non supereranno i 7-8 gradi. La giornata di domenica vedrà di primo mattino ancora residui di precipitazioni, con neve oltre i 400-500 metri in montagna, poi probabilmente in giornata un miglioramento con variabilità. Soffierà bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura, temperatura di nuovo tra 0 e 7-8 gradi circa su pianura e costa. La situazione poi rimarrà variabile anche lunedì, con la possibilità di qualche precipitazione a metà giornata, potrà essere ancora nevosa oltre i 300 metri circa in montagna, ancora caratterizzata da bora moderata. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Burcillo vi saluta e vi augura un buon anno nuovo.